Impossibile non riconoscere uno sfondo come quello che c'è alle mie spalle. Sono al Mugello, la pista più bella del mondo, in compagnia di una moto che onestamente se la gioca senza problemi tra le più belle del mondo. È la Panigale V2, in questo caso nella nuova edizione speciale dedicata al primo titolo mondiale della leggenda Troy Bayliss. Il nome completo è uno dei nomi di moto più lunghi che la storia abbia mai visto, perché questa è la Ducati Panigale V2 Bayliss First Championship 20th Anniversary. Ce l'ho fatta dirlo dopo 18 volte che ci provavo, ma d'ora in poi per me sarà la Ducati Panigale V2 Bayliss. Molto più semplice, altrettanto evocativo, non me ne avranno gli uomini del marketing di Ducati. Ma cosa cambia sotto questa livrea ispirata alla mitica 998R con cui Bayliss vinse il suo primo titolo mondiale? C'è qualcosa di concreto. Per prima cosa le sospensioni, un corredo full Ohlins con forcella NX30 davanti, monoammortizzatore TTX36 al posteriore e anche ammortizzatore di sterzo. Tutto ovviamente completamente regolabile, ma non è l'unico aggiornamento, c'è anche una batteria al litio e la moto viene proposta in configurazione di serie con il codino monoposto, più sexy, ma eliminando anche le pedane del passeggero questo significa un risparmio di peso in totale assieme alla batteria alleggerita di 3 kg, quindi modifiche in questo caso di dettaglio che unite alle sospensioni dovrebbero dare un tocco ancora più racing alla sportiva super media di Borgo Panigale. Vi ho detto cosa cambia tra una Panigale V2 e una Panigale V2 Bayliss dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista estetico poi ci sono un'infinità di piccole chicche che impreziosiscono e aumentano il piacere del possesso, quello viscerale, quello che noi smanettoni attribuiamo a materiali, a soluzioni pregiate. In questo caso io ho qui davanti una piastra di sterzo superiore con l'incisione del nome completo della moto, il numero con cui è stata prodotta questa moto negli stabilimenti di Borgo Panigale, ma poi c'è tanto altro: le manopole, un fondello dello scarico in fibra di carbonio, la firma di Troy Bayliss con gli anni dei campionati mondiali che ha vinto qui davanti a voi sul serbatoio, e poi ancora abbiamo detto della livrea col mitico 21. Insomma, il primo impatto in sella alla Panigale V2 Bayliss è davvero quello di una serie speciale di altissimo livello, come ci ha sempre abituato Ducati. Poi però, quando è il momento di scendere in pista, sono le modifiche tecniche che vengono alla luce. E prima di dirvi come va questa moto, io devo fare una premessa, perché da sempre la Panigale V2, ma anche nelle sue precedenti iterazioni, la 959, la 899, è sostanzialmente la mia Ducati preferita. La super media di Ducati, da quando esiste, è la sportiva di Borgo Panigale con cui mi trovo più a mio agio, con cui esprimo meglio il mio potenziale da smanettone veloce ma non da pilota. Questo perché? Perché sono sempre state moto dal grande equilibrio, che non chiedono competenze, capacità, gas da piloti veri, ma che consentono a qualsiasi smanettone di divertirsi e di assaporare il limite della moto, andando davvero veloce ma senza essere sopraffatti nei sensi, nel fisico e nella mente dalle superpotenze di moto come la Panigale V4. Quindi, fatta questa premessa, ciò che cambia, al netto di un feeling generale molto simile, è quello che vi danno in più le sospensioni Ohlins. Ce lo si può aspettare, ma è esattamente così anche alla prova dei fatti. Si percepisce meglio, con più finezza, quello che avviene sotto le ruote, l'assetto è più sostenuto, più adatto a spremere la Panigale V2 in pista, e poi ovviamente con componentistica di qualità superiore è anche più semplice ricercare l'assetto migliore per se stessi, per le proprie capacità, intervenendo sui registri, come sempre meglio se guidati da qualcuno che sa dove mettere le mani senza improvvisarsi a pasticciare su regolazioni, indurire, ammorbidire a caso, come so che ancora tanti di voi fanno. Ma è proprio in questo che la qualità della componentistica svedese si fa sentire, quindi in un feeling ancora più sopraffino in termini di guida e nella possibilità di cucirsi meglio l'assetto addosso. Come dicevo, poi le sensazioni che arrivano dal resto della moto in linea di massima sono le stesse della V2. Il motore ha una schiena talmente piena e un'erogazione così fluida e pastosa
che vi inganna, vi prende per il culo, perché vi fa credere di andare molto più piano di quello che state in realtà facendo. Invece quando guardate magari il tachimetro, invece di ascoltare solo il rumore e di percepire esclusivamente il senso di accelerazione che è fluido, che si protrae senza buchi, senza esitazioni, vi accorgete che la Panigale V2 di strada ne fa e parecchia. D'altronde qua ci sono 155 cavalli, roba che nemmeno troppi anni fa era qualcosa riservato alle superbike top di gamma, e qui invece oggi è per una super media, per una moto che qualcuno magari riterrebbe inferiore come divertimento a una Panigale V4, quando in realtà per la gente dal polso normale ci si può divertire persino di più con una moto di questo tipo, anche perché vi consente di concentrarvi sulla vostra guida come ho fatto io oggi qui al Mugello. Ho pensato di più alle mie traiettorie, ai punti di frenata, a godermi la guida piuttosto che a rimanere aggrappato a un missile. Certo, non è una moto ultra specialistica come una Panigale V4S, in qualche piccola cosa lo si percepisce, per esempio la luce a terra non è quella di una Superbike top di gamma, ma d'altronde qua c'è anche più comfort per l'uso stradale, mi verrebbe da dire. Oggi non l'ho provata in strada, ma ricordo bene la Panigale V2 usata anche su strada, e magari è un po' più lenta delle Superbike replica top di gamma in termini di scalata con il blipper. Bisogna darle un decimo di secondo in più tra una marcia e l'altra quando le si buttano giù in staccata, specie qui alla San Donato dove si passa dalla sesta alla seconda a raffica, le si deve concedere un attimino di più per far entrare fluidamente le marce. Poi ad accompagnare il tutto c'è un pacchetto di aiuti alla guida che, come da tradizione Ducati, è veramente super affinato. Vi prende per mano, vi consente di sentirvi sicuri senza interferire con la vostra andatura, con le vostre capacità. In ogni momento, se sentite un intervento eccessivo, secondo voi potete regolare il traction control, potete scendere con l'ABS, potete cucirvi addosso anche la moto dal punto di vista elettronico, sapendo di avere a disposizione il meglio in circolazione. Dunque, cosa resta da dire? Beh, vorrei precisare ancora due cose sulla guida. Da un lato la grandissima stabilità in percorrenza, che vi consente di fare gli scemi gomito a terra praticamente dovunque, è una delle doti che ho sempre apprezzato di più della Panigale V2, e qui è portata all'estremo, ancora più in là. Praticamente potete farci gomito a terra, non so, potrei provare a farlo anche qui sul cavalletto, ma il rischio di tirarmelo addosso è troppo alto, quindi non lo farò. E poi invece nelle S, nei cambi di direzione, lì è una moto, non dico lenta, ma che richiede di essere convinta un po' di più di persino di una Panigale V4, che è più estrema forse nelle geometrie, più estrema anche in termini di alleggerimenti, soprattutto se penso alla V4S con cerchi alleggeriti marchesini. Insomma, rispetto a quel genere di immediatezza nel passare da una spalla all'altra della gomma, dovete metterci un pelino più di forza. Ma guardando questa stessa cosa da un altro punto di vista, si può dire che questa è una di quelle caratteristiche che rendono la Panigale V2 così alla portata di tutti. Anche in termini di velocità nelle reazioni è più umana, consente ai vostri sensi di andarle dietro. E infine poi il capitolo freni, su cui non c'è assolutamente niente da dire. L'impianto è full Brembo con pinze monoblocco M432, la pompa radiale, è sostanzialmente impossibile metterlo in difficoltà anche in questa configurazione completamente di serie, e con l'ABS acceso ma a livello minimo di intervento siete sicuri di non avere problemi anche nella guida in pista bella aggressiva. Bene smanettoni, anche per questa prova della Panigale V2 Baylis è tutto dal Mugello. Io ho ancora a disposizione qualche turno che intendo godermi tutto dall'inizio alla fine in sella a quella che, come vi ho detto, è la versione speciale e ancora più veloce, ancora più goduriosa di quella che da sempre è la mia Ducati sportiva preferita. A me non resta che darvi appuntamento al prossimo video, la prossima settimana, qui sul canale YouTube di Superbike Italia, e ricordarvi, se non l'avete già fatto, di iscrivervi, di mettere like al video se vi è piaciuto, e se avete dubbi di scriverci qua sotto nei commenti, vi risponderò. Se volete sapere qualcosa di più, qualcosa di diverso
sulla Panigale V2, sulla mia dieta, su come va con le ragazze, non lo so, fatevi anche i cazzi miei, cioè, ne parliamo qui sotto nei commenti. Ciao smanettoni, e ricordatevelo sempre, come cosa? Il gas!